faccio io una domanda, tanto sì. Siamo partiti dalla storia del Parma, dal momento in cui il Parma più glorioso viene ricordato anche attraverso le sue maglie, non solo quello passato. È un momento particolare che, di cui abbiamo parlato con questo stampa, di cui sentiamo anche una battuta da Scala. Poi dopo passiamo da questo, ci colleghiamo un attimo a quello che è più l'attualità. Io sono un presidente fortunato, sono un uomo fortunato, sto vivendo questa, diciamo, questo nuovo inizio in maniera anche di tensione, perché mi sento addosso molte responsabilità. Ieri sera ero al Teatro Regio a vedere Roberto Bolle e alla fine del teatro quattro signore di una squisitezza incredibile mi hanno abbracciato, hanno voluto fare una fotografia con me e mi hanno detto: domenica saremo allo stadio. Ecco, per me queste sono cose che mi emozionano e che hanno un significato incredibile, perché vuol dire che Parma si sta nuovamente, o si è già nuovamente innamorato del nostro progetto, e questo è un qualche cosa che mi dà veramente una grande soddisfazione. E partendo da questo, cioè da come è andato l'inizio di questo progetto, si può anche collegarsi, senza fare un dettaglio tecnico di quelle che sono state le partite, ma dire che l'inizio di stagione è stato altrettanto promettente di quelle che sono state le premesse societarie. Ecco, voi mi date l'occasione perché io devo fare i complimenti alle persone che intanto che mi hanno scelto come presidente, ma alle persone che ho scelto anch'io come miei collaboratori, quindi vale a dire Lorenzo Minotti, Andrea Galassi, Gigi Apolloni e Fausto Pizzi, che stanno lavorando insieme con i loro collaboratori, con i segretari, con Giovanni, con Alessio, eccetera, che stanno lavorando e hanno lavorato in un tempo brevissimo, hanno, diciamo, come posso dire, mi hanno anche sorpreso, perché io mai avrei pensato che in un tempo così breve fossero riusciti loro, che conoscevano la categoria che io non conoscevo, a fare una squadra di cui adesso io vado orgoglioso. Io sono innamorato dei miei giocatori, dei miei ragazzi, non in maniera esagerata, però io li vedo lavorare, io li vedo divertirsi e mi sembra di rivedermi 20 anni fa, 25 anni fa, il Parma di allora. Ecco, quindi queste sono le cose che più mi soddisfano. Non chiedo mai chi gioca la domenica al mio allenatore, ai miei collaboratori, perché sono cose che mi davano fastidio anche ai miei tempi, no? Quindi loro lavorano in grande autonomia, stanno facendo un grandissimo lavoro. Ecco, auguriamoci solo che la gente abbia un po' di pazienza anche nel momento in cui, speriamo di no, dovesse esserci qualche difficoltà. Insomma, giudicando un po' dalle sue parole, la sensazione è che le prime 9 partite da presidente le sta vivendo quasi come un déjà vu, pensando anche al suo Parma. No, déjà vu è una parola francese che è difficile da accoppiare al passato. Diciamo che il Parma di adesso forse qualche cosa del Parma vecchio lo ha ereditato, non tanto tecnicamente ma quanto forse psicologicamente, e questa è la cosa su cui io insisto molto con i miei collaboratori, e quindi 9 partite che nessuno si aspettava avessero avuto un risultato di questo livello, però sono 9 partite che ci fanno capire che noi abbiamo costruito, che i miei collaboratori hanno costruito un'ottima squadra, una bellissima squadra che mi auguro arrivi molto lontano. Presidente, mai sorpreso da 10.000 presenze, di più di 10.000 presenze fisse al Tardini, ma anche di questo maxi esodo ogni domenica, anche nelle trasferte magari meno agibili e più lontane? Beh, il fallimento sicuramente poteva significare un grande allontanamento, un grande rifiuto di Parma al mondo del calcio. Molto probabilmente nel progetto che è stato allestito la gente ha visto che, diciamo, al comando o alla costruzione di questo progetto c'erano delle persone di qualità, e il fatto che siano 10.000 mi riempie di orgoglio, ma mi riempie anche, come posso dire, di quella tranquillità, perché stiamo ricostruendo a Parma quello che Parma ha perso con il fallimento. Quindi
Io mi auguro veramente che tutta questa gente che si è avvicinata a questo progetto abbia anche la forza di continuare a credere in questo progetto, e quindi che questi 10.000 magari fra qualche anno, quando saremo in un calcio che conta, anche se questo per me è un calcio importante, magari invece di 20, di 10 saranno 20. L'ultima domanda da parte mia, non so se era allo stadio domenica contro il Forlì, da presidente come ha vissuto il parapiglia finale, o secondo lei, o magari secondo lei comunque è una cosa che può succedere, che comunque finisce lì? No, non c'ero, perché sono uscito un quarto d'ora dalla fine proprio per la tensione nervosa che accumulavo, perché vedevo che il Forlì era un'ottima squadra e quindi non ho resistito al finale. Però ecco, oggi vado all'allenamento e ho in mente di chiacchierare un po' con i miei giocatori, perché diciamo, il loro comportamento deve essere al di fuori di ogni provocazione. Quindi il mondo del calcio purtroppo è pieno di tanti piccoli episodi anche negativi, ma noi abbiamo lanciato un messaggio e noi vogliamo essere diversi dagli altri, e anche queste situazioni nel nostro campo non devono ripetersi. Grazie.